Palazzo Lascaris ha ospitato la presentazione dello stemmario civico piemontese, una raccolta in due volumi degli stemmi civici di tutti i comuni del Piemonte. L'iniziativa, curata dal Consiglio regionale, conclude l'ampio progetto culturale e letterario intrapreso nel corso degli anni, dedicato ai 1200 comuni della regione. La raccolta comprende alcuni aneddoti su storia del territorio, etimologia dei nomi di nobili casati e curiosità legate alle loro vicende. I volumi sono in vendita presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico. La cosa nasce dalla considerazione che in Piemonte c'era già un'opera che riguardava l'analisi di tutti i luoghi del regno ed era stata fatta dal Casalis intorno al 1850, però non comportava la parte araldica, anche perché erano un numero limitato di comuni che possedevano uno stemma. Si è voluto fare un aggiornamento di quello che era il Casalis con le notizie 100 anni dopo, anzi 150 anni dopo, siamo più precisi, e si è voluto aggiungere anche gli stemmi di cui si erano dotati molti comuni. È stato un lavoro di raccolta di dati, non così banale, molto difficile. Pensiamo che la raccolta precedente era del 1836, il famoso dizionario del Casalis, e devo dire che questa collana è stata molto diffusa, è stata presentata in tutto il Piemonte, sempre a cura del Consiglio e della Biblioteca del Consiglio, e ha avuto un grande successo. E concludiamo con la presentazione dello stemmario, ma con un appendice particolare. Oltre agli stemmi, che sono ben descritti con il lavoro di Fiore di Centocroci, c'è anche poi una parte che descrive l'etimologia dei nomi dei comuni.